Ciao a tutti! Mi è partito tipo il colpo di testa, quindi ho deciso di fare una cosa idiota. Avete presente rimembranze del passato in cui dicevo capelli rosa? Questa volta ho deciso di farlo veramente. Ma rossa! Ops! Ho comprato questa tinta, ovviamente, no? Collaborazione, perché io sono povera, ricordatevelo sempre. Che non è una tinta, cioè è una tinta semipermanente e dovrebbe durare solo dai 4 agli 8 lavaggi. 10 dollari per una, un tracco di soldi, considerando che dura solo 4 lavaggi e che non ne basta solamente una, ma ne servono due. Per prima ho comprato questa qua, che è la Soft Pink, no, tipo bold, come questa, che secondo me non fa niente, quindi dopo ho deciso di comprare questa, mischierò queste due insieme e la appiccherò su tutti i miei capelli e dopo vedremo il colore che viene fuori. Spero che non sia tremendo, perché se è tremendo me lo tengo. Sempre che funzioni. Mischierò tutto all'interno di questa bow, che non è inclusa. Nella scatola sono inclusi i guanti, la tinta e il pennello. Non serve mischiare con il conditioner, che sarebbe il balsamo, perché sono già abbastanza non coloranti da loro. Per prima cosa bisogna andare a lavarsi i capelli, quindi ci vediamo tra poco. Bene, mi sono lavata i capelli e adesso è arrivato il momento di asciugarli. Mi sono cambiata d'abito perché bisogna usare una maglietta vecchia. Non lo sai che dopo la potete buttare direttamente. Ho asciugato i capelli. Vuoto. Ragazzi, è praticamente lo stesso colore. Guardate. Finite entrambe. Adesso è arrivato il momento di mescolare. Mi lego i capelli. Mi farò prima la parte sopra perché in caso finisca il colore, questa è la mia ansia in questo caso, almeno la parte sopra ce l'ha e la parte sotto capirei. Chi se ne frega, tanto non la vedete. Ok, quindi si comincia costurato. E va come va, no? Mi sono dimenticata di mettermi i guanti. Ritorno subito. Mettete un po' di balsamo laddove non volete colorarvi la testa. Ok, ci siamo. Questi sono i miei cornetti. Adesso bisogna aspettare 20 minuti. Bene, sono passati 20 minuti. Ho messo questo coso da doccia, cappello da doccia. Questa cuffia, ho messo questa cuffia. È arrivato il momento di andare a toglierla, togliere la tinta. Allora, sono tornata. I miei capelli sono rimasti biondi nella parte in cui non erano decolorati. Si sono tinti solo nella parte decolorata, non si vede neanche tanto dalla telecamera. Quindi la tinta ha attaccato dove avevo già i capelli decolorati. Per il resto, niente da fare. Un po' mi dispiace, però mi va bene così. Per il momento sarò così, leggermente rosa. Spero che il video vi sia piaciuto. La mia onesta opinione è che questi vanno bene per persone veramente, veramente chiare di capelli. Infatti, qua lo dicono. In questo scompartimento dicono che è meglio essere di una gamma di colori molto chiara. E qua già non ha preso più niente, ve lo dicono. Io ho fatto un tentativo e il tentativo è andato a finire così. Un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Baby.